Guardate l'atmosfera surreale che c'è, noi siamo nel campeggio e il campeggio è praticamente vuoto. L'anno scorso a quest'ora e qui di domenica era un inferno di tifosi, oggi è chiuso al pubblico, ci sono solo 250 addetti ai lavori rispetto ai 1000 che appunto c'erano domenica dell'anno scorso. E poi ancora più surreale è la tribuna, noi siamo in fondo al rettilineo, questa è la tribuna della prima variante, completamente deserta, fa anche impressione. Altri numeri per dire che sono 60 i giornalisti e fotografi accreditati contro i 436 dell'anno scorso, c'è solo un maxi schermo abbia sono e non i 24 dell'anno scorso, quindi insomma una situazione surreale. Vi faccio sentire il silenzio, perché un silenzio del genere a un'ora e mezza dall'inizio della gara non c'è mai stato, e in un'atmosfera così surreale ieri Mick Schumacher è riuscito a portare il cognome illustre davanti a tutti, mentre prima ha chiuso gara 2 in quarta posizione. Gloria per la rossa? Probabilmente, anzi molto facilmente, ma